Un successo di presenze, la tre giorni di festa degli gnocchi accese di Preturo. Con il ragù allo zafferano, gli gnocchi rigorosamente ammassati a mano e al momento hanno spadroneggiato in mezzo a frittelle, salsicce e arrosticini. A realizzare il piatto tipico della cucina abruzzese è stato uno squadrone di donne che ha ammassato incessantemente per tre giorni senza mai perdere il sorriso e per darsi una marcia in più ha intonato i canti della tradizione. Farina e uova e mani, no, di tutte noi che li stiamo facendo. A me piace, i primi anni veniva a guardare e poi ho continuato e sono venuta qui. Qua li fanno buonissimo e sono fatti a mano e conosciamo come li fanno e quindi ci vediamo sempre, tutti gli anni. Tutti gli anni, è una tradizione. A casa li fa gli gnocchi? Così come fanno loro, a mano con le patate. E questa sera viene qui per farsi coccolare sì, un po'. Un pochino, sì, perché sembra a casa a cucinare, non si può stare, insomma. Bella, è bene pure ben organizzata, quest'anno proprio... È molto bello perché essendo io del paese vedo che c'è molta organizzazione e si spinge sempre ad avere una sagra sempre più innovativa, con organizzazione... sempre meglio, cerchiamo sempre ogni anno di migliorarci e non di peccare sempre sugli stessi errori. Quanti ne avete fatti di arrosticini? Un migliaio e ieri sera 4.000. Diciamo. Quindi sta andando bene questa festa degli gnocchi, ma non solo, perché c'è l'arrosto, c'è l'arrosticino, c'è di tutto, pizze fritte, tutto, c'è un po' di tutto, poi l'importante è stare insieme. Facciamo l'assaggio in diretta? Allora l'arrosticino si prende così, si tira, tenerissimo, fantastico, bravi, veramente bravi.